Presidente Candeloro, in conferenza ha fatto un discorso molto articolato, però insomma la sintesi possiamo dire che lei ha investito, investirà anche quest'anno, però poi una società di calcio a tutti i livelli, anche in Serie D, deve sapersi autoalimentare. Credo di sì, ma gli esempi adesso sono tantissimi, quindi non è una cosa strana che dico, quindi è un'opportunità per Francavilla, è la seconda prova. O Francavilla diventa città che vive anche di calcio, perché è città che vive di turismo, che non ha industria, che non ha grande commercio, o vive anche di calcio e capisce che è altrettanto importante che altri settori economici della società, altrimenti vuol dire che Francavilla si riadatterà a categorie più consone per questo tipo di città, quindi è un'opportunità per la città che do per il secondo anno. Lei ha accennato, non l'ha detto direttamente, ma a questo progetto di filiera, perché ha parlato di collaborazioni che sta instaurando in paesi dell'Africa come il Senegal, il Camerun, però lei guarda anche al nord Europa se non sbaglio. C'è il Belgio, ci sono quattro cose che sono più mature di fare la filiera qua. Il problema o l'opportunità di questo progetto è che in Abruzzo tre squadre abbiamo possibili per la filiera, quindi non è che ne abbiamo 250. Se non si fa questo non può partire questo progetto, c'è il Teramo, c'è il Pescara, c'è l'Ascoli che è appena un po' più là, altrimenti non funziona questo concetto di filiera corta e vicina. Ma se non si ha questa filiera è più difficile avviare tutte le altre cose, ma sono più pronte quelle che questo, quindi se non funziona una filiera di prossimità dobbiamo fare qualcosa più distante, non è più filiera ma ci vuole una squadra professionista, una squadra da dilettanti, la base italiana per far vivere questo giro, e poi ci vogliono le altre cose che vengono dal Belgio, che vengono dall'Uruguay, che vengono dal Senegal o dal Camerun. Presidente, per quanto riguarda lo stadio, lei ha toccato anche questo argomento, c'è da rimetterlo un po' a posto? No, noi abbiamo, lo stadio non è agibile per la Serie D, quindi abbiamo avuto un ispettore dell'LND che ci ha detto i lavori da fare, il sindaco si è impegnato a farli per l'inizio del campionato, io spero possa riuscirci perché fino adesso non è successo proprio così sulle promesse, quindi non possiamo fare neanche un'assegnazione dello stadio perché non è agibile, quindi devo muovere per cercare altre piazze dove possiamo andare in affitto se questo non fosse pronto, ma al momento non abbiamo uno stadio. Il che insomma mi sembra un argomento anche molto importante. Invece venendo alla squadra, che squadra sta nascendo del Francavilla e con quelle ambizioni? Ambizioni di essere un outsider di sicuro, non credo che debba rischiare molto perché la vedo quadrata, la vedo con elementi giovani importanti, con uno staff che è abituato a fare molto con poco e quindi probabilmente riuscirà anche a fare molto con molto, quindi si è abituato a fare molto con poco. Sono moderatamente ottimista, salvo questi arrivi di corazzate che non avevamo in previsione perché vengono da crack e che cambiano un po' le carte in tavola.